La stretta di mano tra il generale libico Haftar e il presidente di Unità Nazionale Sarraj alla fine c'è stata, e forse questo è il primo passo della conferenza libica che si sta concludendo proprio in queste ore. La seconda giornata del vertice si è aperta all'insegna dei diversi incontri con i leader dei paesi del Mediterraneo, ma non solo, interessati alla conclusione positiva della vicenda libica. Una giornata, lo abbiamo detto, ricca di incontri, il tema principale è il nodo della sicurezza. Ci dovrebbero essere quindi nuovi spiragli per una risoluzione della crisi libica, una crisi che va avanti dalla morte di Gheddafi, un passo in più verso la ridefinizione della roadmap voluta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che porterebbe probabilmente a nuove elezioni la Libia già a gennaio. Intanto possiamo fare anche un primo bilancio di quelli che sono stati i risultati di questo summit, che però lascia ancora in sospeso nodi cruciali come quello dell'economia, il petrolio, ma soprattutto il tema migranti. La conferenza sulla Libia qui a Palermo quindi potrebbe avere nuovi riscontri, le nuove prospettive potrebbero già vedersi nel futuro. Qui da Palermo per il momento è tutto. La linea può tornare allo studio.